Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Mose e le 78 paratoie per la prima volta si alzano insieme. Storia e ritardi dell'Eterna è incompiuta, dai costi anche futuri lievitati agli scandali. Venezia, primo test complessivo dell'opera, ci saranno il Premier, le autorità e anche qualche contestazione. I numeri sono questi: 4,2 miliardi preventivati sono diventati 6, con l'aggiunta di 100 milioni l'anno per le manutenzioni. I lavori che dovrebbero essere completati a fine 2021 per la messa in opera sono in ritardo di almeno 10 anni, con conseguenze di obsolescenza di alcune strutture che a seguito degli scandali, 22 milioni di mazzette accertate, degli arresti e dei nuovi appalti, sono rimasti senza interventi periodici di conservazione. Il primo progetto risale al 1984. Camici dal cognato di Fontana alla Lombardia, verifiche dei PM su un ruolo del governatore nel passaggio da vendita a donazione, lo apprende l'ANSA dai primi dati acquisiti dalla procura dell'inchiesta che vede indagati Andrea Dini, fratello della moglie del governatore, Roberta e Filippo Bongiovanni, il direttore generale di Aria S.p.A., la centrale acquisti appunto della regione. Il governatore aveva dichiarato di essere estraneo alla vicenda. Gli inquirenti stanno verificando anche il ruolo dell'assessore Cattaneo. L'ipotesi è che sia stato lui a consigliare la società di Dini alla centrale acquisti della regione. Regione Lazio, nelle casse c'è un buco da 11 milioni per il caso delle mascherine fantasma. L'anticipo non è mai stato restituito. Sono passati 3 mesi dall'esplosione del caso, scoperchiato grazie a un'inchiesta del fattoquotidiano.it, ma manca ancora all'appello la restituzione di gran parte dell'anticipo di 14 milioni di euro che la Protezione Civile del Lazio aveva assicurato fra il 17 e il 20 marzo alla società Ecotec di Roma per l'acquisto di 7,5 milioni di mascherine FFP2 e FFP3, commessa totale di 35,8 milioni di euro che sarebbero dovuti servire per la gestione dell'emergenza Covid, il cui picco è ormai alle spalle. Autostrade, all'incontro al Ministero l'ultimatum del governo ad Aspi, nuova proposta entro il weekend o revoca della concessione. Giorni decisivi per la decisione sulla revoca delle concessioni autostradali, o arriva una proposta migliorativa rispetto a quella presentata sinora dal gruppo dei Benetton, oppure il governo tirerà dritto. Questo è l'esito dell'incontro tra i vertici di Aspi e l'esecutivo. Di Maio ha detto: non dobbiamo aver paura di prendere decisioni nette. L'ultimatum era stato preannunciato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in colloquio con la stampa aveva detto: o arriva una proposta vantaggiosa per lo Stato, procediamo alla revoca. 5G, TIM esclude Huawei dall'elenco dei potenziali fornitori in Italia e Brasile. L'indiscrezione è diffusa dall'AGI. La decisione, secondo quanto apprende l'agenzia di stampa, non ha nulla a che vedere con aspetti di natura politica, ma riflette solo una scelta industriale che va nell'ottica della diversificazione dei partner. Notizie da Napoli e dalla Campania. Paul McCartney a Napoli passa l'emendamento, i 15.000 euro avranno i 15.000 appunto avranno diritto al rimborso. Nei palazzi della politica lo chiamo già emendamento McCartney e non potrebbe essere altrimenti. La sensazione infatti è che se Sir Paul, accantonando per un attimo l'amplob che il titolo baronale gli impone, non avesse sguainato la spada a tutela dei fans italiani rimasti senza rimborso dopo l'annullamento dei suoi concerti a Napoli e Lucca, ben difficilmente il governo sarebbe tornato sui suoi passi in merito al meccanismo dei voucher previsti dal decreto rilancio per i live saltati appunto. E invece il testo emendato dal DL che mercoledì scorso ha incassato la fiducia alla Camera arriva ora in Senato praticamente blindato, pena la decadenza, lasciando prevedere la conversione in legge entro una settimana. Al Senato infatti non potranno essere approntate altre modifiche. Fondi per il tesoro, il sindaco di Napoli non paga neanche San Gennaro, 4 dipendenti a rischio licenziamento, la manutenzione del sito difficile da programmare, la preoccupazione stampata sul volto di chi deve far quadrare i conti.
sembra la descrizione di uno degli uffici del comune, quelli distaccati presso le sedi periferiche, mentre si avvia la chiusura. Invece stiamo parlando appunto addirittura della cappella di San Gennaro, quella del patrono della città. Da 7 anni, cioè dal 2013, la deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro, che gestisce uno dei siti più famosi al mondo, un vanto quindi per Napoli, non riceve il sostegno economico del comune. Il debito accumulato dall'ente sfiora il 500.000. Il sindaco Luigi De Magistris e la sua giunta, in buona sostanza, in un bilancio che per quanto dissestato vale 7 miliardi, non riescono a sostenere nemmeno San Gennaro, al netto del culto e della devozione, soprattutto di quello che significa per i napoletani. Il patrono è un'autentica star d'attrazione turistica di primo piano, ma De Magistris e la giunta, quando si tratta di stringere la cinghia, sanno dove, come e per chi farlo, ed evidentemente San Gennaro non rientra nelle priorità. Notizie dalla Puglia. 2.000 euro dalla Regione Puglia con Start a lavoratori autonomi, partite IVA e professionisti. Start è una misura straordinaria di sostegno verso una fascia di lavoratori in difficoltà per l'eccezionalità dell'evento Covid-19 in ambito europeo, denominata appunto Support to Self-Employed and Small Business to Retain Staff. Regionali 2020, doppia preferenza di genere in Puglia, approvato il disegno di legge. Il presidente Emiliano precisa nella relazione che la competenza del Consiglio regionale, che ha ritenuto a seguito di una sollecitazione di mettere in agenda la discussione sulla doppia preferenza nella seduta del 15 di luglio. Gestione spiaggia a Torre Quetta, il TAR dà ragione al Comune di Bari, rigettato il ricorso Il Veliero. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ha respinto il ricorso della società Il Veliero sulla revoca della concessione per la gestione della spiaggia di Torre Quetta a Bari. Notizie da Treviso e dal Veneto. A Ruba i campanacci delle mucche Malgari del Cesen dai carabinieri di Valdobbiadene. L'ultima a finire nel mirino è stata nei giorni scorsi Malga Fossazza. Il consorzio dice gesti ignobili e anche pericolosi per gli animali. Bike Mihab, la ex Pagnassin, la porta d'accesso alla ciclopista Treviso-Stiglia, l'inaugurazione del nuovo polo delle bici a noleggio che integra un'ampia gamma di servizi con attività e negozi dedicati alla natura, al cibo e alla salute. C'è uno speciale appunto sul progetto firmato da Zanardo. Alcolici a minorenni trevigiani, sanzionati 2 mini market a Jesolo. I minori erano in vacanza. La sanzione prevista in questi casi va da 250 a 1.000 euro, con il pagamento in misura ridotta pari a 333,33 euro. Alcol test e telelaser aumentano i controlli sulle strade della Marca. Con l'arrivo dell'estate, la prefettura di Treviso ha chiesto alle forze di polizia di intensificare i controlli su strada per garantire più sicurezza a cittadini e turisti. Tragico scontro un'auto sulla Romea, muore un motociclista. La tragedia a Codevigo del Padomano. Perdere la vita Stefano Bazzoli, 56 anni, ferrarese, lavorava presso un'azienda chimica di Casier. Sulla tragedia sta indagando la polizia stradale. Adesso passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia e diamo subito la parola alla nostra corrispondente da Udine, Sabrina Ciccotti. Alcuni cittadini del Friuli Venezia Giulia e del vicino Veneto sono partiti diretti a Reggio Calabria per partecipare al sit-in che si terrà durante tutta la giornata del 10 luglio 2020. L'Associazione Culturale Falcone Borsellino e la rivista Antimafia 2000 hanno voluto creare questo evento proprio a Reggio Calabria, nel piazzale adiacente alla Procura della Repubblica. Anche i gruppi partiti da Udine, Pordenone e Gorizia, insieme ai giovani del Movimento Culturale Internazionale Our Voice, hanno deciso di essere presenti per esprimere la loro vicinanza e il loro sostegno al PM Giuseppe Lombardo e a tutti i magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Partecipano al sit-in anche il Movimento delle Agende Rosse di Salvatore Borsellino e il gruppo di Libera.
In una recente intervista, Aaron Pettinari, caporedattore della rivista Antimafia 2000, ha dichiarato che in questo momento storico è fondamentale il sostegno ai magistrati, proprio quelli impegnati in questo importante processo. Le prove che stanno emergendo permetteranno di dimostrare che durante le stragi di mafia in Italia, negli anni 1992, 93 e 94, Cosa Nostra non era da sola, ma ha agito con il supporto dell''ndrangheta. Non solo i gruppi partiti dal Friuli Venezia Giulia per partecipare al sit-in che si terrà a Reggio Calabria il 10-7, ma tutti i cittadini italiani sono invitati a seguire questo processo e a sostenere i magistrati in questa ricerca di verità e di giustizia. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, cari amici, adesso continuiamo con la lettura delle notizie. Coronavirus stoppa gli arrivi da 13 paesi a rischio. Ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, che dispone il divieto di ingresso e di transito in Italia. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato appunto ieri, sentiti i ministri degli Affari Esteri Luigi Di Maio, dell'Interno Lamorgese e dei Trasporti Paola De Micheli, un'ordinanza che dispone il divieto di ingresso e di transito in Italia alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitati in 13 paesi considerati ad alto rischio Covid. Attraversa la strada in carrozzina è investito l'incidente nel pomeriggio a Maniago lungo la regionale 464, è stato trasportato all'ospedale con l'ambulanza. Un uomo di 70 anni in carrozzina è rimasto vittima intorno alle 17 di un incidente lungo la regionale 464 in comune di Maniago all'altezza dell'intersezione del Coricama tra le vie Vittorio Emanuele, via Unità d'Italia e via Fabio da Maniago. A4, quasi pronto, nuovo tratto Trecorsio e nuova chiusura in notturna tra venerdì 10 e sabato 11. Tra Alvisopoli e Muzzana manca una decina di chilometri che saranno completati entro la fine del mese di luglio. Quindi è quasi pronto il nuovo tratto Trecorsio, a Trecorsie. Quindi dalla mattina di sabato 11 luglio il tratto dell'autostrada A4 tra Alvisopoli e Muzzana del Turniano, sono 16 km in tutto, sarà tre corsie. A quel punto, per completare tutto il terzo lotto Alvisopoli-Gonars, mancheranno soltanto una decina di chilometri che saranno completati entro la fine del mese di luglio. In fiamme il furgone di un artigiano, allarme nella notte per un incendio doloso a Tolmezzo, ingendita i danni, mezzo sotto sequestro. Un incendio doloso la notte scorsa a Tolmezzo, l'allarme è scattato alle 3:30 quando il furgone di un artigiano della zona è stato dato alle fiamme. Il rogo ha coinvolto la cabina di guida del mezzo prima che i vigili del fuoco lo domassero. I danni sono ingenti. Musica e arte in sicurezza l'estate nel borgo di Porto Piccolo, al via una partnership tra Porto Piccolo e la società dei concerti di Trieste. Porto Piccolo sulla costiera triestina non rinuncia a un'estate ricca di eventi e in piena sicurezza e come tutti gli anni vuole offrire ai propri ospiti e residenti un'estate all'insegna della musica, dell'arte e della scoperta della bellezza. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa e studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.